Dopo l'annullamento dello scorso anno, torna all'ombra della ghirlandina il concorso di Miss Italia e la proclamazione di Miss Modena. Sabato scorso allo Sporting Club di Sassuolo l'organizzatore regionale Marco Pellegrini ha presentato il nuovo agente per Modena e Reggio ad allestire diversi appuntamenti di Miss Italia 2016 in queste due province. Sarà l'agenzia modenese Milano Modes 2 diretta da Paolo Zaccaria. Anche quest'anno l'Emilia-Romagna ospiterà le selezioni di Miss Italia. Gli appuntamenti regionali di questo prestigioso concorso diretto da Patrizia Mirigliani sono stati presentati nel corso di un gran galà che si è tenuto presso il ristorante dello Sporting Club di Sassuolo. Presente l'organizzatore regionale Marco Pellegrini e personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Ma sentiamo Marco Pellegrini al microfono di Miriam Frascari. Quali saranno le novità di questa grande avventura, di questa grande edizione del 2016? Beh, guarda, le selezioni sono iniziate da pochi giorni in Emilia Romagna. Abbiamo fatto due tappe, una nel Cesenate e una nel Ravennate. E il mese di maggio già inizieremo le selezioni nella provincia di Bologna e poi naturalmente arriveremo a Modena. Io ho ripreso in mano il concorso di Miss Italia quest'anno dopo 12 anni di assenza e l'avevo già gestito negli anni 89-2004. Oltretutto l'avevo gestito i primi anni in collaborazione a quello che è stato il mio maestro di Miss Italia, che è stato l'agente storico di Miss Italia dal 48 al 91, Tino Ninzoli, che era di Sassuolo. Quindi Modena ha sempre avuto una grande storia e sono 38 anni che si organizza Miss Italia e Miss Italia ha una Miss Modena. L'anno scorso questo non è avvenuto e quindi è nostro impegno per quest'anno di riportare una Miss Italia a Modena, avere una o più tappe e avere assolutamente una Miss Modena che prenderà parte alle finali nazionali. Tra le novità di quest'anno, l'affidamento dell'organizzazione di Miss Italia per le province di Modena e Reggio alla Milano Models 2, un compito non facile per l'agenzia modenese diretta da Paolo Zaccaria. Sono quasi 30 anni che organizziamo concorsi bellezza a livello nazionale, però Miss Italia, insomma, mancava un po' nel nostro palmarès. È un impegno importante, un impegno gravoso, è un impegno che porta veramente tante responsabilità. Ci siamo assunti questo impegno, cercheremo di portarlo avanti. Abbiamo già ufficializzato delle date, già abbiamo tantissimi comuni che ci hanno contattato, che vogliono ovviamente essere presenti in questa manifestazione e vogliono ospitare appunto questo grande evento. Le ragazze possono ovviamente iscriversi a Miss Italia e devono essere assolutamente iscritte al sito, quindi collegarsi al sito Miss Italia, sito ufficiale di Miss Italia, e lì possono compilare il modulo. Verranno certamente poi chiamate, contattate per le selezioni e le tappe regionali. Alla serata erano presenti anche alcune ragazze che hanno già partecipato a selezioni che si sono tenute nei giorni scorsi. Veronica, cosa ti ha spinto a iniziare questa nuova avventura di Miss Italia? Allora, è un mio sogno da sempre, da quando sono piccolina, che lo guardavo in TV con i miei genitori, e per fare un'esperienza nuova e comunque allettante come quella di Miss Italia, che è molto importante. Cosa ti ha spinto verso questa nuova avventura di Miss Italia? Miss Italia è da sempre stato uno dei miei desideri, uno dei miei sogni nel cassetto, e quest'anno me ne sei presentata l'opportunità e ho deciso di coglierla al volo, anche perché mi piacerebbe comunque diventare modella o lavorare nel mondo televisivo, e questa appunto sarebbe una grande opportunità. Seguo il concorso di Miss Italia da parecchi anni, quest'anno mi è stato proposto di partecipare, per cui ho detto perché no, e basta, vedremo come andrà. Comunque è un'esperienza in più. E cosa ne pensa il tuo fidanzato? Non è troppo d'accordo, è un po' geloso, ma mi accompagnerà comunque nelle selezioni sicuramente.